Se tu vuoi vedere Roma, quella vera, quella che c'era oppure che non c'era, che sta dipinta nella fantasia, col filo rosa della nostalgia, vi ci ha trovato che noi siamo di quelli che con le vassallate degli stornelli, ancora aperto e con sincerità, vediamo pure qualche verità. Viva il Pino, viva il Pino, de Frascati e de Marino, de Velletto, de Cezzare, vuole pensare a patria età. Viva il Pino, viva il Pino, con un profumo dei castelli, se ti piacciono gli stornelli, c'è solo che il Pino per patria età. Viva il Pino, che è un aiuto sopraffino, per Cafone, per Paino e per Morino, del signore che può far l'amore, ma non gliela fa. Viva il Pino e buona a casa, ma è più meglio in compagnia. Vero mani l'osteria, meglio posso non c'è sta. Vero mani l'osteria, meglio posso non c'è sta. Viva il Pino! E vai, che è sempre sopraffino, bene. Allora io vi devo dare una bella notizia, ma quasi quasi non so se ti va subito. Oh, sapete che è successo? Hanno eletto il Papa Nuovo! E allora, magari in maniera moderata, perché vi dovete pure regolare, questa sera il vino buono lo offro io! E becca di questa, vai! Che a Roma si conviene, decreto, e di fede ne possiede quanto basta, sempre manda avanti gli affari della quelli casta, sempre e sa pigliare il mondo come viene. Belle parole, marchesa mia, belle parole. Ma ditemi un po' una cosa, vabbè, a parte il fatto del Papa Nuovo, è una cosa importante, ma non è che magari mi è sfuggito qualche altro particolare, qualche altra notiziola, qualche altra cosetta? So sempre all'osteria, io non so, ma sur Checco, a voi non vi sfugge proprio niente, lo dici te, ma avete sentito del bando sul muro del Palazzo Orsini contro le pasquinate? Oh, vedi che mi è sfuggito? Ma come no? Tieni, guardate un po', esce un po' fuori. Fammi vedere, sì. Fammi vedere un po'. Falla contenta, va. Così passiamo sei mesi. Aridamme sta carta, aridamme sta carta. Ci vuole una persona strutta. Ecco, lei è strutta, marchesa, legga per favore. Ahia va. Perché manifesto a tutti è manifesto, quanto siano ingrati gli inconvenienti che accadono per i libelli famosi e ingiuriosi. E quindi? E volendo ovviare a tutto ciò, Sua Eminenza ordina! Boni che buoni va a botte, Pena la vita! Ammazza, ci va leggero, La confisca dei beni! Vabbè, quando sei morto che te frega, mia da lì, preti! La perpetua infamia! Pure, non c'è altro? Ma non scrivere detti libelli o pasquinate di qualsivoglia sorte o maniera. Scusa, che vuol dire? Come che vuol dire? Beh. Che ve dovete star zitti? Vabbè, come al solito, vabbè, cara marchesa, però le deve sapere che Sua Eminenza, quando era ancora cardinale, cioè, si divertiva pure lui con le pasquinate, anzi se le faceva portare, le correggeva, così diceva, almeno le venderanno più care, ma come i nostri. E io di pasquinate ne so mille, e te le canto dalle notti a valle, e te le canto dalle monti a valle, e chi non le capisce è l'imbecille. Ah, bam, 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 bam. Io pure caro che con le so tante, meno male, e me le tengo tutte in gelamento. Bravo Rinetto, bravo. E me le tengo tutte in gelamento. Salvo la testa e passo d'agno. Bravo, è bravo, è meglio che Mastro Ditta sta sempre in agguato con la capoccia, meglio tenere attaccata al collo. È vero quel che dice, è proprio vero. Ma tanto le sa tutte il cucuzzaro. Ma tanto le sa tutte il cucuzzaro. Che sei picchionerie, dicono il vero. E noi dell'osteria dei magnaccioni, dei sonnelli ne sapevo tanti, dei sonnelli ne sapevo tanti, e chi ce n'ha di più se faccia va. Ammazzalo, hai capito? Anuzia, ma che vi accompagneresti al ballo degli quinti? Mm. Che così vi chiede la mano davanti a lei? De che? E mo chi sarebbe sta lei? Il primo di maggio certi quinti serviscono davanti alla statua di Madame Lucrezia per chiedere la mano all'innamorata, no? Sì, sì. Ah, e dove sarebbe sta statua? Quando sarebbe sta statua? Ignorante, a Piazza San Marco. Ma sta qua sotto, stai, capire? Sì, sì, conosco questa Madame Lucrezia. Era la spiegazione. Sì, ecco. Pare che in realtà sia una statua dedicata alla dea Iside. Iside, ti ricordi? Una sacerdotessa sacerdote, o all'imperatrice romana fa
esausti, ah, ma dai, io nulla di fatto. Niente, niente. No, no. Da voi è volgarmente chiamata Madama Lucrezia. Magari è aperta la stagione di caccia. Vabbè, comunque, insomma, quale volgarmente? Sono la Marchesa, insomma. Marchesa Adelaide De Capitis. E mego... No, no, dico mi complimento, che ovviamente è un bel titolo nobiliare. Però lei dovrebbe sapere che questi proverbi, ste storielle, ste fattarelli, ste leggende, c'è sempre un pizzico di verità. Sta certa Lucrezia era venuta a Roma col padre per chiedere una dispensa per il suo amante, che poi insomma era Alfonso d'Aragona. No, Alfonso de Pavona. D'Aragona, il re di Napoli! Vabbè, era venuta a Roma a chiedere una dispensa per il re, poverino, affinché potesse avere tu moglie. Hai capito la sola Lucrezia? Altro che sacerdotessa, vabbè, però poi se ne fece niente e tornò sconsolata a Napoli. Vabbè, beh, guarda, io voglio dedicare una canzone che ci è sta proprio bene. Andiamo, attacca, Sarchino. Vai, Paramonzippo, Paramonzippo, bella ragazza che c'ha 100 amanti, appoggia detta fino alla loggetta, se sei maritonati tutti quanti, per fatela sentì sta canzonetta, Paramonzippo, Paramonzippo. C'è Peppino, c'è Ninetto, c'è sta Pippo l'avvocato, c'è Gigetto, c'è Altarmato, vi a vedere che pesca, c'è di giù Bell'Angioletto, te riconti con le mano, c'è perfino il Sagrezzano, 0123, Paramonzippo, Paramonzippo. E il cuore se l'è fatto tutto a spicchi, e poi l'ha messi tutti quanti in fila, l'ha radunato di 4.000 micchi. Micchio, micco, micco è una specialità prettamente romana che sarebbe a dire a descrivere in maniera sintetica il minchione. E andate insieme a tutte e 4.000, bravo zippo, bravo zippo. E così l'ha accontentati tutti quanti, tali e quali, tre portoni dei soldati della Guardia Nazionale, un picchetto d'artiglieri con 300 bersaglieri, la caserma dei pompieri, 20 quartieri di città. C'è Peppino, c'è Ninetto, c'è sta Pippo l'avvocato, c'è Gigetto, c'è il termato, vi avvede che mi schiacciai, c'è di giù Bell'Angioletto, te riconti con le mani, c'è perfino il Sagrestano, 123. Ebba! Che c'è qua? Sarchicco! Dimmi, è vero che ci stanno altri giochi, Corbina, a parte qui a Vassatella? È verissimo, a parte la Vassatella, c'è sta il famoso gioco dello scalino. Già me lo immagino questo gioco, il quale sarebbe di grazia. Ma c'è la portata di no, vabbè, vabbè, allora praticamente sarebbe che se prendono, se comprano tanto di vino per uomo, quello che rimane, qui stanno a beve, se portano i tavoli al centro, andiamo se una mossa, poi se mettono un po' dei bicchieri da una parte, quattro da una parte, quattro dall'altra e uno al centro. Vediamo un po' i bicchieri, va. Oh. Eccoli qua. Poi se comincia a versare il vino, ecco. Quindi c'è sta una goccia, un filo, un mezzo, un dito e quello al centro se fa pieno, capito? E poi se fa al contrario. Oh, quello che sta al centro, casualmente, quello lì, questo qui me lo prendo io. E poi gli altri bevono quello che rimane. Scusa, però così c'è sempre chi beve poco e chi beve tanto. Vero, però mai quanto il canettiere a vino che per portarlo da Frascati a Roma se faceva 15 litrozzi. Non mi piace affatto. Questa è astemia per non dire un'altra parola. Vabbè, sì, appunto. Andiamo, va, rimettiamo a posto cosa. Adesso, ecco, va. Allora, voi andate a vedere se arriva del vino buono, che noi gli fa una canzoncina che gli piace tanto. Va. All'alba quando spunta il sole d'oro, rivedo Roma bella da lontano. Se sente canta qualche rusignolo e una campana suona piano piano, mi sento un'armonia qui dentro al vetro, e tutto allegro monto sul caretto. Roma fiorita, quest'area che tu smanni è profumata, c'ho sempre qui nel cuore una ferita,
che mi ricorda di la mia dorata. Uè! Quando sul tramonto il sole cala, si sente il venticello della città. La luna con le stelle fanno a gara, fa risvegliar profumo d'estatena. Le campanelle che sa su avvertono al paese con i retto. Ah, ah, fiore d'amore, io c'ho tre cose che io voglio bene. Mi madre nome e tu nina del cuore, mi madre nome e tu nina del cuore. Sono trottatore vale a peso d'oro, che con tu zompi mi porta a marino. Domado a caricare c'er vino buono che aspetta spumeggiante nel grottino. Ne tengo sempre a parte una coppella solo per mamma e Nina, Nina bella. Ah, ah, fiore de grano e vino puro te lo portalino. Così brindate sempre a sto romano, così brindate sempre a sto romano. Fiore d'amore, e quando torna a Roma il carrettiere, te porta il vino buono e il buon umore, te porta il vino buono e il buon umore. Ah! E poi... Brava, 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 se vedemo, se vedemo dopo, se abbiamo capito. Buonasera Marchesa, buonasera, buonasera. Sì. Caro padron Checco, insomma, visto che sapete sempre tutto. Beh, insomma, diciamo siamo un po' formatini, ma vabbè. Avete inteso quello che è successo al reverendo tesoriere della Camera Apostolica? No, mi sarà sfuggito, io non frequento gente altoslocata come lei, quindi mi può anche sfuggire. Dovete sapere che un grande ebreo, un certo Roncilli o Roncilli, Ronciglione! Ma quale Ronciglione? Che ne so, ebreo vicino Roma, che ne so? Ha prestato un milione di scudi al Santo Padre! Un milione di scudi al Santo Padre! E così non si sentiranno più gli strilli e non si dirà che a sto paese si pensa più allo scrocco che all'orazione. Beh, un po' è vero, È veramente un gran miracolo di Dio che per il salvamento della Chiesa il Signore abbia toccato il cuore ad un giudio. Ervino stasera niente. Dimmi. Ho saputo poi che per codesto salvamento il nostro caro giudio si sia preso solo il 65% di interesse. E che sarà mai io da rimborsino per spese, poraccio, no? Magari esse papa tutti che pensano per te e te che sta tutto il giorno a grattarti la pancia. Certo, perché siccome sei ignorante non sai quello che ha scritto un grande poeta come Giuseppe Gioacchino Belli a proposito dell'argomento. A non fa niente il papa, a non fa niente, a così devi essere un accidente come lui si è strapatta giorno e notte. Che parla con Dio Padre Onnipotente? Chi assorbe tanti fide mignoni? Vabbè. Chi manda in giro l'indulgenza a botte? Chi va in carrozza a benedire la gente? Chi glieli conta i quadrini sui? Chi l'aiuta a fare i cardinali? E le cappelle per Dio? Non le fa lui? Soltanto la fatica da facchino di strappa tutto l'anno memoriali e buttarli a pezzetti nel cestino. Fa niente il papa. A proposito del facchino. Ma ce lo sapete che l'altro ieri mi hanno coronato? Ah sì, buono, lo so io. Che vuol dire coronato ignoranti? Poi ce lo spiego. Diccio, se dice coronato, quando il facchino prende il posto da nato. Oh, vedi? Cioè se prende la posta. Ah, bene, bene. Ma qua la sua postazione. La postazione, vabbè, la posta. Te prendono e te sbattono le chiappe per terra due o tre volte sul posto. A così ne diventi il padrone, no? Se dice coronato. Questa cosa non mi piace. Ma pure disgustata, a me mi sa tanto. A fuori di rincarcate le chiappe. Hanno rincaricato il cervello. Come ecco il cervello? Perché e poi per pure per quello che sei così corto, perché con le chiappe si ragiona meglio, è quello che ti volevo dire. Tante volte lo sai che ci ragiona. Oddio, non male, andavai da qua. Senti, messo a Sant'Eustachio. E tu? Io esco a Monte Casa e tiro giù verso il monte. Che monte? De Pietà. Senti, ma questa Brescia, ma chi ce l'è fa?
Ci vado a rinfrescare i pegni. Ah, e che c'hai su? Che c'ho? C'ho una coperta trapuntata, un po' di lenzuola. Ho capito, ho capito. Ma perché li lassi là? Per non poter spegnarle. E perché, di? Oh, ma te sei curiosa con tutti sti perché? Perché non c'ho i quadrini, eccola. Scusa, ma perché li impegnassi? Ah, mo questa è più buffa di un'altra, forse. Insomma, beh. Beh, te lo devo proprio dire. E dimmelo, va. Pannate, Sascia, divertimmi un po'. Ah! Sono un galascione alla barba del vecchio mammone. Sono la sala da tamburello, quando è ballata dal barello. Con le mani sulle bianche, balla, balla, finché non te. Muove la testa, muove la panca, muove se tutto con piede con l'anca. Nannare, nannare, dai le canto insieme con me. Prima va e dopo viene, l'altra cosa mi parla non c'è. E balla, 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 balla. Dai, te punta, te tacco, te tacco, te punta, via con me. Balla, 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 balla. Dai, te punta, te tacco, te tacco, te punta, via con me. Bello, miri, bello, pizzichi, pozzichi, pozzichi, pure. Sassarelli, pizzichino, sono le palo, non te ne mandino. Sono mandolino, smuovo, peso, sopra il piedino. Sono solo la chitarra, canta e balla, che si pensa piano. Nannare, nannare, dai le canto insieme con me. Prima va e dopo viene, l'altra cosa mi pare non c'è. Ehi, balla, 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 che mi muore. Dai le puntate, racco, te racco, di puntare il piede con me. Balla, 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 dai le puntate, racco, te racco, di puntare il piede con me. Ballo! E ogni tanto quando mi vado a fan giretto a Campovaccino fare i romani, beh, allora vedo tante scritte sì. S P U R. Siccome so un po' ignorante, beh, allora non so che vuol dire, ho sapito. Si mette adesso tutta che la spiegazione vale la pena. Allora potrebbe essere, per esempio, sempre papi qui regneranno, oppure preti. Oppure, ma sono preti questi romani? Beccate questo, noi preti. Oh, è arrivato. Sì, sarà perso da lui. Dunque, sudato. Io me ne andavo giù per fatto mio. Quando ecco che l'incontro gli fa. Addio. Lui passa ma risponde coglionando. Dico, è viva il cornuto. E sono l'anno e testimone tutto a porco mio. Va, a carogna. In paradiso io. E poi torna indietro come tiranno. Come io lo vedi, col coltello in alto, con la spuma alla bocca, gli occhi rossi, curva addosso, ma è venuto all'assalto per postare un sergio e non mi mossi. Gli fece fa tre altri passi. E il quarto, mi ha preso in fronte e gli ha scoccato l'ossi. In un tasto la prende. Cresce più e più legna via chi.
galla. Tarmiro di a tocchi la campana suona, i turchi sono arrivati alla marina, chi c'ha le scarpe rotte, la risola, le mie, l'ho risolate stamattina. Sti cancelli, parchi tu non la da, sì, la da pagare, sì, la da pagare. E la 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 la. Quanto sono belli l'omeni, more, la pani forte, specialmente quelli giovenotti, non dico niente, specialmente quelli giovenotti che fanno innamorarli solo occhietti. Soppa e palla e non c'è mezza, oggi va bene, domani chissà. E lo mio amore che mi ha detto sciapita, solita la salata in mezzo alla salata. È brava. Solita la salata in mezzo alla salata, così sono diventata, sono morita. Soppa e palla e non c'è mezza, oggi va bene, domani chissà. Tante coscellate, beh quante mi si è detto l'arci prete, beh quante volte ha detto ora di frate. Soppa e palla e non c'è pensare, oggi va bene, domani chissà. Diretta a Roma, che t'hanno coglionato, sono morto a pennolone, è morto suicidato. Se invece poi ti dicono che è morto, si è ammazzato, allora è segno certo e l'hanno assassinato. Voglio cantare così, fior de granato. Che fai? Non mi rispondi, mi canti uno stornello. Lo vedi chi è il padrone? Lo vedo, sì, lo vedo. Chi insorgi vi è portato? Voglio cantare così, fiori, fiorello. Andiamo dagli a Roma, che se fa pecorone, il lupo se lo magna, abbassa lo scossone. Voglio cantare, vabbè, fior de limone. È inutile che provochi, a me non me ci freghi, la gatta precciolosa fece il figlio. Voglio cantare così. Sei troppo sparaglione, la, la, la. Con te come c'è detto, io faccio un'altra strada, io c'ho pazienza.
noi è diretta a Roma. Voglio cantà, voglio cantà così, fior de mughetto. Marchesa, come la vedo con grande piacere, vedi che appunto. Visto che avete la smania di giocare. La smania, noi giocavamo così, si divertivamo con poco, con vecchi antichi giochi romani. Vabbè, insomma. Stasera giochiamo con il numero 7. Col numero 7? Perché? Il numero magico di Roma! Ah, numero magico di Roma! 7 colli, 7 re, 7 spieghi meglio, forse magari è meglio. Orbene, tra le tante, beh, sapete bene che il Signore Dio ci diede 7 sacramenti. Sì, ce lo sapevo, ce lo sapevo. Sì. Battesimo, confermazione, comunione, riconciliazione, unzione degli infermi, ordine sacro e matrimonio. Vabbè, quello se lo potrà risparmiare, visto come va a finire, insomma. Dunque, quali sono invece i 7 peccati capitali? Allora, a noi ce lo domanda, guarda che l'ambientino suo conoscono pure meglio. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, quando che furono creati i 7 sacramenti? Il diavolo creò i 7 peccati capitali. A che fussi a contrasto dei venti. E quando che da Dio al mondo furono creati confessori e penitenti, il diavolo che ferò? Monache e frati, hai capito? Monachette e frati. Beh. Ma ce lo sapete che c'è i santi in macchia a Piazza Luna, stavano a rifascere già dalla finta Morichella. Un'altra volta. Ma arriviamo pure noi. Oh. Che sarebbe sta sceneggiata? Allora, mo per spiegherò. Allora, dice, va. E il socchetto. Vediamo, va. Che fa l'oste. Che è una novità. Ma. Io, il cavaliere Morichella. Annunziata la fide dell'oste. Caterinella. Sì, buonasera. Vabbè, capito, ma. E noi ci andiamo a Van Bergiretto, così magari ci troviamo un bel frate da TV. Bella. Se la 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 bella Monica, che cosa vorrà? L'ha passate le piane e montagne, l'ha perdute le sue compagne, sola sola ha smarrito la via, adesso è giunta a questa osteria. Buonasera, sono sta lontana, sì? Vi potete, vi posso pagare? Caterina, Caterinella, porta a cenare sta Monichella. La 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 la, sta bella Monica, che cosa vorrà? Non vuole bere e non vuole mangiare, solo l'ho letto per riposare. Lo so Rostina, cosa vuol dire? Diga, diga. Sono sul letto e non posso dormire. Ma sta zitta, oh Monichella, che te ce mando la serva mia bella. L'ho fatto il rote, lo voglio seguire, con serva d'oste non posso dormire. Ti pareva? Ra. La 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 la. Che cosa vorrà? Senti po', se tu accetti la sua compagnia, io te ce mando mogliere ma mia. Le fatte rivolte le volte seguì. Beh, con moglie d'osso non bacio da me. Ma sta zitta, oh Monichella, che te ce mando la figlia mia bella. E vabbè. Le fatte rivolte le voglio seguire. Beh, con figlia d'osso io bacio da me. Meno male. La 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 la. Sta bella Monica, che cosa vorrà?
padre mio, mi sembra vergogna. Beh. Ma questo è un uomo vestito da donna. Via mia, ma sei pazza e sta buona. Sta Monichella è venuta da Roma, eh. Padre mio, c'ha l'occhi furbeschi. Dici? Io non ci dormo, becchetta rinfreschi. Caterina! Caterinella vaffa, contenta sta Monichella. No, non voglio no. Non voglio no, non voglio no, sta Monichella. No, 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 no. La 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 la. Sta bella Monica, che cosa vorrà? Quando furono su per le scale, gli spense il plume, gli strinse la mano. Questo è l'uso del mio convento, andare a letto con lume spavento. Sì, Monichella, davvero saresti, e non adesso non smorzieresti. Zitta, zitta, Caterinella, è stato il vento da finestre. La 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 la. Sta bella Monica, che cosa vorrà? Oh, quando diedero alla camerella, l'arma da fuoco gli cadde per terra. Che cosa è stato? Caterinella, niente, il breviario di sta Monichella. Ma tu, aspetta, ma tu, sei no! Signor Di Cesano, sono venuto a dirti che t'amo. Caterina, Caterinella, su, non avere la tremarella. La 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 la. Sta bella Monica, che cosa vorrà? Monichella. Dai, dai, io sempre l'osta devo fare. Oh, che ci avete da ridere, ma che ci avete da ridere, che va morsa la tarantola, mamma mia. No, rido per quello che è successo. E che è successo? Beh, dovete sapere che io come nobildonna ho accesso in Vaticano e alla corte di Sua Santità. Oh, lo sappiamo che lei ci ha accesso, vabbè. Beh, dovete sapere che Sua Santità è un uomo molto dotto, sì, un'arca di scienza. Beato lui. Ma? E anche buono di cuore, pacioccone. Dai, questo, ma andiamo avanti. È un po' sboccato. C'ha il vizio. È un vizio, uno solo, che viene a guardare noi. Per rinforzare il discorso, ti dire sempre caspita. No. Carità. No. Canestro. Ma no. Caccola. Ma quale caccola? Dice cazzo. Mamma mia, andiamo bene. Lo diceva sempre, ma da quando è papa quella parola sempre in bocca non gli sta bene. E dovete sentirlo quando parla con ambasciatori, cardinali, frati. Si dà giù come se niente fosse. Immagino. Finché si è trattato di uomini tutti lo sapevano, ma quando si è trattato di monache converse fu addirittura uno scandalo. Difatti anche lui si persuase di levarsi il vizio e disse, mi pare, ad un servitore che lo accompagnava che quando lui papa si accorgeva che stava per dire uno smarone, gli tirargli la sottana per fermarlo. Infatti così rimasero d'accordo. Quando ecco che un giorno andarono a visitare il convento delle monache a Tor de' Specchi. Bello qua sotto, beh, allora. Ma appena che entrò nel vedere tutte quelle belle monache pacioccone che facevano a gara per fargli reverenze baciamano, non riuscì a contenersi, gli scappò. Cazzo! Ammazza! Il servitore pronto gli tirò la sottana, ma ormai troppo tardi perché la botta era partita. E così il papa, stranito per aver sbronato nel sentirsi tirare la sottana troppo tardi, non riuscì a contenersi, si girò al servitore e gli disse: bravo, e adesso tirami di cavolo! Oh, mamma mia, che roba! Comunque, cara Marchesa, è come la fuggitiva. Quando ne scappa, c'è sta niente da fare. Oh, io potrei pure scappare a questo, io potrei pure scappare a questo. A noi ci scappa solo lo stornello! All'orto mio ci manca la cucuzza, il nostro abbiata dall'ho portato. Bravo, bravo, bravo! Pure il profumato Santa Ciacuzza! Se pareva! Da tempo che non sei la mia ragazza! E tiro lo spago e tiro la sega, buonasera, buonasera, qui serina sta maniera all'osteria del Magnaccio! Uè, pom 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 pom, ba 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 ba! La rabbia de Mambrambo è ammazzato, lo sanno tutti che non c'ho papà! Camminchionato tutto il vicinato, e tu brutto minchione sai grande. E tira la spada, tira la sega, buonasera, buonasera, chi si rida sta maniera all'osteria de Magnaccio. Bom, 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 bom.
e una, due, tre, sei come tante. È inutile che gli fa la permanente, ci avrebbe una destina essere elegante. Peccato poverella, guarda qua, guarda qua, che c'è sa niente. E tira lo spago e tira la sera, buonasera, buonasera, qui inserita sta maniera, l'osteria dei vari giù. Guarda che ce l'ha anche perché. Ma state zitto, brutto don tuo vecchio. Dice a te. Avanza, diccio, devi cigherina. No, no, ce l'ha con te. La bala che te cola là dal petto. Non manca il fiume della porta via. E tira lo spago e tira la sega, buonasera, buonasera, qui inserita sta maniera, l'osteria dei vari giù. Pom, pom. Bam, 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 bam. Voglio cantare così fiore de menta, la menta belli mia non si trambienta, la menta belli mia non si trambienta, chi esce da sto cuore non c'ha niente. E tira lo spago e tira la sega, buonasera, buonasera, qui serina sta maniera, l'osteria de magnaccio. E siamo giunti al fin della ragione, che a maritasse è meglio danno a fiume. Ve girano l'idea come mi pare, che a maritasse è meglio da andare al mare. E tira lo spago e tira la sega, buonasera, buonasera, qui serina sta maniera, l'osteria dei magnaccio. E tira lo spago e tira la sega, buonasera, buonasera, qui serina sta maniera, l'osteria dei magnaccio. Qui serina sta maniera, l'osteria dei magnaccio. Vivertino, Vivertino, De Frascanio, De Marino, De Velletto, De Genzano, il modo di sano per farti capire. Vivertino, Vivertino, col profumo dei castelli, se ti piace da distornare, io sono Gambino che fate cantare. Vivertino è buona a casa, ma è più meglio in compagnia, meno mani l'osteria, meglio posso non c'è sta. Vivertino che è un aiuto sopraffino, perché fuori per Paino e per Burino, e signore che può far l'amore, ma noi è Vivertino, Vivertino è buona a casa, ma è più meglio in compagnia, per umani l'osteria, meglio posso non c'è sta, per umani l'osteria, meglio posso non c'è sta, Vivertino! Grazie. Luca Panigoni! Fulvia Borella! Maria Teresa Di Bari! Martina Zuccarello, Chiara Travolotti e Travolotti! Grazie, noi abbiamo dato così un ricordo di una Roma ottocentesca, una rimanenza di Roma dei Papi, poi è stata assorbita da Roma Capitale. Smonteremo questa scena faraonica, ne rimonteremo un'altra altrettanto preziosa e andiamo a fare la seconda parte, il secondo tempo, con canzoni, con aneddoti, con consigli vari, con ricette dell'antica tradizione romana, ma soprattutto ricordiamo che... E tira lo spago e tira la sega, buonasera, buonasera, qui serina sta maniera, l'osteria de magnaccio, qui serina sta maniera, l'osteria de magnaccio.